Sure, Derek. Con quale tranquillità lo dice? Ma perché è evidenziato di lanciare il piccione? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, 63esima missione di GTA 4. Siamo ancora con Derek McCreary dopo le due missioni molto toste, ovvero SmackDown e Babysitting. Oggi andiamo con Tunnel of Death, che penso che a vedere anche dal titolo sarà la più interessante, la più difficile, la più cruenta e credo anche quella più impegnativa tra tutte e tre. Dopodiché faremo un passo indietro, Francis McCreary, che non abbiamo niente a che farci praticamente da più di 20 missioni, perché Call and Collect, Final Interview ormai appartengono al passato remoto per noi, però ogni tanto è anche giusto fare qualche passetto indietro. Io intanto vi chiedo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale se potete e poi di entrare nel mondo di GTA 4, perché oggi avremo veramente tanto da fare. Dai, è dentro. Ok, qualcuno già si sta chiamando, Roman. Però intanto ti ha fatto le corna con Vlad. Cazzo dice? I'm working on it, cousin. There's this girl I like. She's called Kate McCreary. I don't invite her to the wedding. Non la vediamo da 145 missioni, però ok. Non ce la siamo cagata manco di striscia, manco per sbaglio. Però che palle, tutte ste missioni di notte, mamma mia. Praticamente noi viviamo di notte qui. Ho capito che durante la notte si commettono più crimini, però guarda, un paio di missioncine di giorno, un paio. C'è più colorazione, c'è più cromatismo, c'è più tutto. Niente. Comunque sia. Testa a Derek. Ok, ah, di nuovo nello stesso punto di due missioni fa. Ok. Va bene. Tunnel of Death. Yes. Good. How do you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack with a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got our demons. Vai, drogati. What about it, Momelli? Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Hayden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy. Just this last one. Please. Sure, Derek. Con quale tranquillità lo dice? Ma perché è evidenziato di lanciare il piccione? Cioè, come se fosse un obiettivo di caccia di, che ne so, del peggior Assassin's Creed possibile. Ok. Paki? Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Grazie, così ci guadagniamo pure il lanciarazzi. Grazie, Paki. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Va bene, let's pick up the truck. Tanto, macchinina rossa. In realtà la burla era macchinina gialla, però ci stiamo, va bene. Dove dobbiamo andare? Va vicino, dai.
almeno proviamo a conoscere molto bene Alderney. Che tra l'altro, ora questo non posso neanche definirlo uno spoiler, però diciamo ecco, qualcosa di mezzo e mezzo. Alderney sarà molto importante nell'espansione che giocheremo, ovvero The Lost and Damned, perché praticamente Lost stanno qui di base, e quindi diciamo che conoscere un minimo la mappa potrebbe essere d'aiuto. Non vale la stessa cosa per quanto riguarda The Ballad of Gay Tony, perché lì invece sarà Algonquin che sarà più importante, perché insomma la movida e tutto quanto stanno lì. Anyway, Ci siamo. Turn left. Left. Ci siamo left. Ma vicino a casa? Aspettate, ok, di qui. Ah, ok, il camion, perfetto. Ora, dobbiamo guidare il camion? No, perché se lanciava di sopra bastava prenderlo e andare via. Invece no, dobbiamo usare il camion, ok. Chiamalo, chiama Paki. Grande. Mo? Mo? Che succede? Mezz'ora. Ovviamente siamo in tempo con la deportazione di quest'uomo. Sì, è semplicissimo da ammazzare. Guardate che c'è a dargli protezione. Tutto semplice, tutto semplice. Sì, tutto semplice, ragazzi. Ah, ok, adesso a tratti ricordo, blocchiamo il boot tunnel, ok. Es la hora de los anuncios. Sinistra. Ah, ma non era la suoneria. Ho detto pensavo fosse la suoneria. Allora, aspettate, ci devo capire qualcosa. Di qua. Perfetto. Quindi praticamente adesso dobbiamo far saltare tutto per aria. Questo qua ci passa? Tieni in vita l'amichetta. Ok. What's this jerk think he's doing? Hey Mitch, can you find out what this guy's up to? Hey buddy, get this thing out of the road, will you? Sicuro? Aspetta che devo fare un attimo. Briefing. Sali sul camion. No. Ok, no, perché ok, bastava aspettare. Merde, corazzati. Se mi passa dall'altra parte è merda. Fuori uno. Bastardo! Bastardo! Io lo sapevo troppo! Lo sapevo troppo! Lo sapevo troppo! Aspetta, a me c'ho lo strumentopolo misterioso. Perché non usare lo strumentopolo misterioso?
però davvero devo tenere in vita quell'altro. Quindi niente, sto metopolo misterioso. Che si muovessero però. Si muovono. Tanto corazzati, tanto grossi, tanto si credono sto cazzo, poi non si muovono. Se ti colgo una gamba, a un piede. Ok, t'ho ferito a un piede. Cioè, guardate se mi tocca mirare i piedi per farli muovere. Fuori l'altro piede. No, sempre lo stesso. Ok, lo ammazzerò facendolo fuori i piedi, ok? La testa. No, la testa. Puttana merda. È divertente come noi abbiamo 3 stelle in questo momento e non ci sono altre pattuglie a inseguirci. Però quando vogliono rompono i coglioni, capito? Mi sto concentrando, ragazzi. Ok, potevi farlo prima, no? Tanto lo sapevi che andavi a morire, giusto? Devi farlo prima? Oh, mi raccomando, stai lì, Vieni fuori, merdaccia. Oh, che te comincio a spararti i piedi. Ma poi è bello perché il camion è spostatissimo, quindi potrebbe praticamente fare più di qualcosa. Invece no. Potevo usare il lanciafiamme volendo, però sapete... mai dire mai. C'è da scappare da dietro per forza. Da dietro, per dietro. L'italiano oggi, ragazzi, è un optional. Via. Di qua. 3 stelle anche oggi. Bottino giornaliero compiuto. Come fa l'elicottero a sapere dove sono? Ma me lo chiedo. Lo sapevo, va bene. Tanto ci abbiamo blindato, quindi. Senza futuro, ma cazzo duro. Vero, in salita non funziona ste cose. Dai. E ti ho trollato. Ti ho trollato. Pensavi andassi di là, e invece no. E invece no. E lo so che lo pensavate anche voi. Lo so che lo pensavate. Dove siamo? Dove siamo? Ok, meglio girare a destra. Quindi se metto le sirene anch'io, ti scansano anche per me. Bastardi lavori. Bastardi lavori. Paki, io ti voglio tanto bene. Ma potresti almeno tirare fuori un fucilino? E ammazzare... magari mezza macchina della polizia, cioè mezze persone... cioè almeno la metà delle persone che stanno dentro, l'autista, quel che vuoi, ma... così complicato? Praticamente c'ho sto sbirro attaccato al culo. Bravo, 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 ora non è più attaccato al culo. Qua va trollato. Qua va trollato. Dove gira? Ma quanto lo sapevo che girava! Quindi io ti faccio così, guarda un po'. Brutta merda. Tac. Cioè, lo sapevo troppo, però l'ho saputo un pochino tardi. Però l'ho avuta vinta uguale. Ok, adesso veramente mi devi lasciare andare, ti prego. Abbi pietà di noi. È la seconda missione su 3 che devo scappare da 3 stelle, per favore, dai. Grandi. Sbarazzati le blindate in un luogo tranquillo. Oh, col... no, vabbè, col personaggio dentro. Che brutta fine che gli faremo fare, ragazzi. Che brutta, brutta fine.
vi scansate, vero? No, la polizia non si scansa, però gli altri sì, che bello. Praticamente 4-5 persone dietro, ignari del fatto che tipo staranno per diventare carne da macello. Carne da marcello. Sinistra. Dai, 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 dai. Beh, qua vado contro mano, sti cazzi. Lo sapevo che dovevo girare, lo sapevo. Va bene. Non c'è neanche il modo per scavalcare quel muro. Dai, vamos. Minchia, sembrava ci fosse l'acqua. Non aveva caricato la texture questo stronzo. Quanto lontano dobbiamo andare? Minchia, fin laggiù. Si spostasse quella polizia lì. Mi sta fumando il camion. Non è un buon inizio. Ma siamo nello stesso punto di prima. Gli ho fatto il liscio. È vero, ma questi non ci sono più. Quindi ciao. Nello stesso punto di prima. Che cazzo. No vabbè, dai. Plebei, toglietevi. Plebei, fuori. Se non lo fate da voi, ci penso da me. Dai. Dai, vedo la luce in fondo a questa missione, in tutti i sensi. Ho fatto più chilometri con questo furgone che con la mia macchina da quando l'ho comprata, giuro. Ok, quindi qua dentro... chi lo sa? Forse sì, forse no. Sì. Sfondiamo tutto e andiamo. Ok, there's a car. You're not free yet, asshole. Get in that car. Ah. All right, Nico. Now that we lost him, we gotta go out to the cliffs in Leftwood. Oh, si ricordo benissimo sta missione. Ragazzi, sarà divertentissima, però io volevo far saltare per aria blindato, che palle. Oh, finalmente viaggiamo ad una velocità umana adesso. Sì, ma non solo gli sbirri non ti troveranno, non ti troverà nessuno. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter... Poverino! E ci sta ringraziando per questo, ci rendete conto? You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it! You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. He made sneakers people would kill for and presented himself as a health nut extraordinaire. Turn left. Then immediately left. Allora. Di qua a destra. Bellissimo come ci stia disegnando praticamente un percorso su una strada che non esiste. Su, di qua.
Ci siamo. Minchia come inchioda. Out you come, old boy. The cliffs, the sea air. I really am free. I could cry. You've made me happy man, boys. Adesso piangi per davvero. Who asked you to do this? Derek McCreary. He's my brother. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless... So you thought you'd talk about him? He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get ready, dear old Aiden. Lo posso anche lasciare andare? Shit, I thought I was out. I thought I was liberated. Vabbè, passato uno. Ciao. Però boh, l'avrei anche lasciato andare, sinceramente. Ma sicuramente c'era la possibilità di farlo, eh. Ma sono io un abbo e non me ne sono accorto, non ci ho pensato. O non ho controllato. Good luck to you. Bene, e così ci ha congedato. Non avremo praticamente più a che fare con lui perché Francis, Patrick, Jarek McCreary, Bernie, Phil, Pegorino, Gravelli, ULP, Little Jacob. Sì, un pochino di spoiler vi sto facendo, ma praticamente potrebbe essere questa potenzialmente l'ultima volta che abbiamo visto Derek, ma mai dire mai, ragazzi. Intanto io vado a salvare il tutto quanto. Un taxi. Non costringimi a buttarmi di sotto, a morire per cercare un taxi. Fai la persona onesta, gentile. Com'era? Tanto gentile e tanto onesta pare. L'ho visto. C'è traffico, quindi mi devi far salire. Brutta merda. Vieni, fuori da coglioni. Rifugio. Fatemi salvare e io poi adesso vado al lavoro. Chi è che ci vuole, Brucey? What the fuck is this? Roman's getting hit? The big man's hanging up his hunting rifle? More out there for you, right? More for me and you, buddy. I have to admit, that was not my first thought when I heard. I'm happy for him. Sure you are. I'm happy too. Fucking happy. Brucey's ecstatic, homie. Just, you know, kinda gonna miss him is all. He's not going anywhere. Him and Mallory are only getting married. We all have to settle down sometime. What, you think I'm getting old? I got the ass of a 17-year-old gymnast and the forehead... Sì, vabbè, più o meno. Lucy don't need to settle down just yet. Sure. Enjoy all that extra pussy then, Brucey. I'll see you around. Ok. Devo riservare un'altra volta, sennò poi ci ripiamo la chiamata alla prossima missione. Ok, direi che ci siamo. Grazie della visione, ragazzi. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Io mi tolgo le cuffie perché ci vediamo alla prossima missione. Un bacione. Davvero. Like, iscrizione, campanella come sempre. Au revoir. Ciao, ragazzi. La prossima. Blood Brothers.